prende ogni sabato sera al Mama Ines. E noi non potevamo mancare di certo al compleanno di questa importantissima realtà caraibica. Noi ti facciamo tanti auguri Mama Ines e ora vamos a bailar. Grazie per gli auguri e ciao a tutti, permettetemi oramai un poco di confidenza per tutti gli amici di Notti Brave, perché siete di casa ormai. Ma sì, ormai sei un amico. Stasera è una serata molto molto importante per noi, festeggiamo per fortuna il nostro 7° anniversario. Caspita, insomma in quanto ad esperienza il Mama Ines ne dimostra un po' di più di anni, però in quanto invece a struttura sembra molto più giovane, quindi complimenti. Ma permettimi, forse il segreto del successo sta proprio nel rinnovarsi in continuazione, adeguarsi a quelle che sono le esigenze dei tempi moderni. Parliamo un po' dei progetti del futuro, dal 7° anno e poi il Mama Ines che sorprese ci riserverà? Ma a stretto giro avremo tantissimi ospiti internazionali, giusto per citarne qualcuno, Jesus Aponte, i Baila Society. Forse avremo a stretto giro l'amico Johnny Vasquez, attenzione. Quindi è un... Insomma, questi sono nomi molto importanti per il mondo caraibico, insomma, esatto. Per questo settore che è sempre più anche in crescita in Italia, in Campania, ma soprattutto a Napoli. Senza peccare di presunzione, assolutamente, tanto di cappello e di rispetto per tutte le altre realtà. Forse noi facciamo un lavoro che grazie alla nostra passione ci preme in continuazione. Voi siete nati proprio come locale caraibico. Esatto, 7 anni fa è nato proprio come realtà caraibica. Continuerete così sempre? Lo spero, assolutamente lo spero. Anche perché voi avete anche progetti importanti che vanno anche al di là del caraibico, che hanno confermato sempre di più il successo del Mama Ines. Esatto, come appunto la domenica dei Mocos, che salutiamo gli amici, sì, sì. Gli amici dei Mocos. Ti rinnovo gli auguri da parte mia e da parte di tutto lo staff di Notti Brave. Personalissimo saluto a tutti i nostri telespettatori. Vi ringrazio assolutamente per i vostri auguri e speriamo di festeggiare insieme ancora tanti tanti traguardi. Ciao e divertitevi! Massimiliano Iovine, il nostro caro amico, prima di tutto tantissimi auguri. Grazie Carmen. Una serata veramente importante, una serata speciale, tutta caraibica, e stasera avete fatto il pienone. È un buon segno, vuol dire che i clienti sono affezionati e ci tenevano a festeggiare con noi. Beh, diciamo che in questi 7 anni avete fatto un buon lavoro, vi siete affermati alla grande nel settore caraibico. Direi proprio di sì, così dice la gente. Stanno parlando tutti quanti, li vedo proprio particolarmente gioviali, particolarmente contenti, partecipano alla serata. Ogni festa che si rispetti, tutti felici. Ma io voglio farti una domanda, ti ho visto, ma sei diventato scaramantico? Sì, infatti sto diventando un po' scaramantico. Non mi succedeva da molto tempo, però insomma questa è la rosa del deserto. Dice che porti fortuna, eccola qui. Allora, una classica domanda: come vedi il Mama Ines fra altri 7 anni? Lo vedo sempre più avanti, sempre diciamo curato minimi dettagli e sempre comunque come abbiamo fatto il resto dall'inizio fino adesso, a seguire quelli che sono lì. Le nuove mode, le tendenze, gli sviluppi nella salsa, nel ballo, nella musica, nella cultura latina più nel Santa Cali. Ci auguriamo veramente di fare tanto altro, sempre di più, come abbiamo fatto in questi 7 anni, ma ancora meglio. Un momento particolare che ricordi con grande gioia? Eddie Torres, ricordo con particolare affetto questo grande personaggio della salsa, Eddie Torres, che diciamo forse con lui abbiamo inaugurato
una serie di eventi molto importanti. Eddie Torres è colui che è un'icona della salsa, il grande maestro considerato, colui che ha inventato la salsa New York Style. Abbiamo avuto il piacere di cominciare con lui questa grande avventura qui artisticamente a Mama Ines, e poi da lì insomma sono seguiti tanti altri artisti e direi veramente i migliori del mondo: Puerto Rico, Argentina, Cuba, New York. Tantissimi auguri e un tuo personalissimo saluto ai nostri telespettatori. Io saluto a questo punto, a parte come sempre, tutti gli amici Notti Brave e tutti i telespettatori, invitandoli di venirci a trovare. E saluto davvero sempre più affettuosamente e calorosamente tutti coloro che hanno fatto sì che la realtà del Mama Ines, insieme a me, hanno fatto in modo che di costruire questa realtà veramente importante e renderla quello che è oggi. E poi l'ultimo saluto alla Rosa del Deserto.